Buongiorno, guardate la mia faccia da sonno. Sì, 4 ore di sonno. E avevo una colazione, ho preparato una colazione e stamattina andremo a fare l'alba al lago di Garrod. Seguiteci dopo. Siamo arrivati al lago di Garrod e proviamo a fare un scatto con le nuvole un po' infuocate e questa casetta in primo piano con il lago dietro, sì, in posizione molto facile. Which we grew inside of these bones, they hold a secret now. And guard the gates to keep the darkness out. È arrivata una nuvola di nebbia sul lago. E sto facendo una lunga esposizione, vediamo se c'è qualcosa di bello. Come vedete dietro di me è uscito il sole, perciò abbiamo finito le foto di questa mattina. Scherzavo, non abbiamo finito le foto di questa mattina perché il sole che è appena uscito dalla montagna che vi ho fatto vedere un attimo fa sta illuminando la nebbiolina che si è creata nella superficie del lago. Quindi provo a cercare di immortalare questa visione fenomenale. Quindi ragazzi, non bisogna mai lasciare una location troppo presto perché le condizioni di luce ambientali possono cambiare molto velocemente. Ad ogni modo, la nebbiolina che avevo visto prima se n'è già volatilizzata, per stare in tema del cambio repentino delle condizioni climatiche. Ciao. Quindi ho i piedi immersi in acqua e ho appena perso la nebbia. Si è volatilizzata proprio. Tristezza. Comunque ci sono i pesci che mi saltano tra i piedi, praticamente. Mi sento Sanpei. So much to live for, so much to learn. Scherzavo parte 2. E se cambiate prospettiva, magari c'è qualcosa di molto interessante. Ad esempio, venendo dall'altra parte del laghetto abbiamo scoperto che c'è questa magnifica vista con tutte le casette di prima. La vista è stupefacente. Ora sto facendo una composizione molto minima di solo quel albero lì piccolino. Voices whisper that I'm not to blame. They say everyone's afraid of change. Ora sempre molto minimal, voglio prendere quell'albero lì da solo con una composizione verticale con quella lingua di lago dietro e la montagna innevata. Anche questa viene spettacolare. Userò un ND1000 probabilmente per creare l'acqua come se fosse un velo soffice che
compone, che richiama la neve in alto e il cielo un po' bruciato. La pausa per la meta. Ci andiamo a preparare da mangiare e poi ci raggiunge qui in appartamento con la Jessica e Diego e poi andremo al Planzé per il tramonto. I remember the grass and the way it smelled. Running around without a care in the world. So much to live for, so much to learn. Live your dreams or lose control.